Ora, diciamo, riprendiamo da Giacomo Parini, ovviamente è il nostro vice direttore, è il nostro vice, oltre ad essere, diciamo, presidente del Consiglio di Laurea in Servizi Sociali. Una presentazione che è quella giusta. Allora, Giacomo ha preso un pezzo molto interessante, è quello della cultura industriale e religione, un pezzo insomma, che evoca sia una delle grandi radici della sociologia, un genere, quindi ha già la parola. Grazie Piero, fantastico. Grazie. Cercherò di non gesticolare per ovvi motivi, per la voluminosità personale di cui sta accanto. Intanto ringrazio davvero tutti quanti, in particolare oggi Paola Borgna, perché ci ha proiettato in una dimensione costitutiva della sociologia, alla quale nessuno, compreso Paolo, naturalmente ha partecipato. E questo mi faceva venire in mente una cosa, che pensando alle battute del portavoce crociano Antoni, no? Pensavo che Gallino era molto interessato ad un altro sociologo, no? Tanto che ne rivendica spesso la centralità nel pensiero sociologico italiano ed europeo, e che è Pareto. Ecco, quali classi residuali avrebbe utilizzato Pareto per spiegare quel tipo di comportamento? Io stavo pensando alla persistenza degli aggregati da parte di Antonio Croce e l'integrità dell'individuo, insomma, questo per introdurre il discorso di una sociologia italiana che in realtà era già abbastanza di fatto sostenuta e densa. Intanto le cose che Gallino per me rappresenta la sociologia, una piccolissima nota personale, perché mio papà aveva un amico che era procacciatore di libri UFET, e quando capì che il figlio cominciava ad avere una passione per la sociologia, gli fece provare il costosissimo cofanetto del dizionario di sociologia di Gallino, che per me rappresentava l'idea, c'era per tutto. Poi capito, forse bisognava andare anche oltre, ma lì dentro c'era la sociologia. L'abbiamo usato tutti e continuiamo ad usarlo. E quindi Gallino per me rappresenta davvero la centralità della sociologia non solo italiana. In secondo luogo poi un rapporto affettivo. Nel 1997 io ho pubblicato la mia prima timida uscita pubblica proprio sui Quaderni di sociologia. Quindi lasciatemi questo elemento affettivo. Allora, io mi sono occupato di un saggio del 1992 che è appunto il progetto moderno tra cultura industriale e religione. Voglio subito dare un po', io intendo stare un po' al di qua del testo, perché questo mi venisce un po' di angoscia, come diceva Francesco prima, anche se poi mi rendo conto che spesso è più difficile ancora stare al di qua del testo che non andare al di là. Però credo di aver voluto cogliere il senso di tutto questo testo nella consapevolezza da parte di Gallino dei limiti che impone il presente, ma al contempo la volontà di indicare comunque un piano d'azione. E in questa tensione un po' lo spirito del testo e anche di altri testi. E Gallino in questo saggio parte da una critica al modo in cui la modernità è stata definita. In particolare stigmatizza quelle definizioni che ne cristallizzano alcuni tratti, appunto, della solidità, il tratto del continuo cambiamento, l'enfasi sull'agire razionale e così via. E stigmatizza altresì quelle caratterizzazioni della modernità che sono fatte sul modello del vincitore della Seconda Guerra Mondiale. E qui, naturalmente, la critica non è neanche tanto velata a Talcott Parsons. Cerca al contempo di dare una definizione di modernità, in chiave che oserei chiamare dire costruttivista, perché riprende il concetto di Bidet,
di metastruttura. Metastruttura come insieme organico di rapporti che nella mente dell'osservatore, da qui carattere costruttivista, viene a collegare tra loro strutture apparentemente irrelate, senza relazione. La metastruttura che Gallino propone in questo saggio si caratterizza per la possibilità di cogliere i tratti della modernità entro una tensione, il duplice intreccio, quello tra permanenza e mutamento da un lato e quello tra razionalità e metarazionalità, ma poi nel testo utilizza anche la parola irrazionalità, dall'altro. Un lato di questa duplicità polare, cioè quello fondato sul mutamento e sulla razionalità, naturalmente è quello enfatizzato dalle definizioni che cristallizzano quei tratti della modernità che abbiamo detto, che così isolati diventano elementi ideologici della modernità. Elementi ideologici perché oppongono alla vista alcuni elementi problematici del percorso di modernità, ma allo stesso tempo enfatizzano quei tratti che invece sono ritenuti più socialmente desiderabili. Per definire il rapporto tra questa duplicità polare, il sociologo Gallino usa parole come intreccio, conflitto, tensione, parole che rimandano a una sorta, io oserei chiamarla così, di metapermanenza, di un processo tra questi poli che ridefinisce continuamente e riarticola i tratti della modernità, ma senza una dimensione teleonomica. Teleonomica, senza una soluzione, senza un progetto, senza una meta. Più raramente, infatti, Gallino utilizza un'altra parola, che è la parola dialettica. La utilizza un paio di volte, proprio a testimonianza di una difficoltà a cogliere in quella relazione, agli elementi polari, una qualche possibilità di superamento. Infatti, per Gallino, la modernità è unione conflittuale ma complementare di permanenza e mutamento, di razionalità e razionalità, punto. Fa anche professione di umiltà, perché dice in fondo tutto ciò non è originale. Elementi di questo tipo li ritroviamo nel pensiero classico e in parte sociologico. Zimmer, innanzitutto, nella dolorosa coesistenza di cultura soggettiva e cultura oggettiva, ma anche Krakauer che legge l'agire dell'individuo alla luce della permanenza nell'attualità di alcuni elementi della tradizione. E poi Benjamin con presenza di nuovo e perenne. Sì, sì, assolutamente sì. E poi Benjamin nella con presenza di perenne presente, perenne e mutamento. Le masse sono il nuovo, la città, Parigi e il vetusto, l'antico, no? E insieme creano la modernità. Ma anche Marx, naturalmente. Che Marx, la cui dialettica, le forze produttive, le tecniche, eccetera, sono preparate dalla fase del chiamato modo di produzione precedente. Ed è soprattutto Weber. Quel Weber che lega l'agire economico all'ethos religiosamente fondato. E qui si nota come nella riflessione di Gallino Weber non coincide affatto con quella semplificazione di matrice americana del pensiero del sociologo tedesco che prima è stata messa in evidenza da Olin. La cultura industriale e la religione rappresentano allora i punti focali del saggio di Gallino, dato che intorno a quell'intreccio si definisce la modernità. E allora, a una visione che è superficiale e impressionistica, così stigmatizza Gallino, la cultura industriale nasce come esito di un processo di differenziazione dell'economico dal sistema politico, dal sistema culturale, da quello delle comunità naturali e così via. In una certa vulgata dei processi di modernizzazione, questi ultimi rappresentano dei fardelli di cui liberarsi. E qui forse c'è la eco del discorso comtiano, che in qualche modo è generico, no? per la sociologia. All'interno di essa, di questa sfera così liberata, le azioni sono incentrate a certi elementi che segnano la condotta imprenditoriale di razionalità economica, assunzione del rischio, preminenza dei meccanismi di scambio. Sempre a quella visione superficiale e impressionistica, anche la religione appare come il risultato di una riduzione che la rende niente più che sfera fissata nella permanenza o nella struttura profonda della società, quasi fosse incapace di mutamento.
la chiama limpida simmetria, una limpida simmetria che è da contrastare per Gallino, quella tra cultura industriale e religione. E deve essere messa in discussione proprio alla luce di quella metastruttura interpretativa che Gallino offre, appunto fondata sull'intreccio, no, di quegli elementi polari tra cambiamento e permanenza, agire razionale, agire metarazionale, educazionale. Il richiamo per fare questa operazione di profondità è ancora una volta Niklas Luhmann, ancora una volta perché è stato già citato, in particolare il concetto di interpenetrazione dei sistemi, che avviene quando un sistema offre parte della sua complessità per definire l'altro sistema. Uno strumento analitico che permette di cogliere quei processi di tensione tra coppie di opposti distinti. Vediamo per esempio come opera, secondo Gallino, questo all'interno delle due sfere che abbiamo identificato, per esempio nella cultura industriale. In fondo, gran parte delle azioni sociali da esso ispirate sono, per esempio, tutt'altro che definite a prescindere dalla tradizione. E se sono, per esempio, orientate da valori della tradizione giudaico-cristiana, il concetto di dominio della natura, poi, e quello di universalismo, sono di origine religiosa, dato che prevedono l'uscita di relazioni di tipo biologico-comunitario, proprio esattamente quello che hanno fatto le grandi religioni monoteiste. Inoltre, religiosamente fondate sono le regole che implicano il mantenimento della parola data, senza le quali difficilmente si potrebbe onorare un debito. Per non parlare poi dell'etos rivolto a interdire lo sperperamento delle risorse, a favorire il loro continuo reinvestimento. Si potrebbero aggiungere anche ulteriori riflessioni che nello stesso tempo venivano fatte per esempio da Louis Roniger e Piotr Stomka a proposito della centralità di un certo tipo di fiducia, quella meno focalizzata, quella più orientata verso meccanismi universalistici, per lo sviluppo della cultura industriale, quindi di tutta la società industriale. Dall'altro canto, nel caso della religione, emerge come questa non sia soltanto il campo della permanenza, quindi dell'immutabilità, della fissità di cui ho detto prima, essa è anche forma di conoscenza. Conoscenza di Dio, conoscenza di emozioni, conoscenza della parola divina. Questa dimensione comporta, secondo Gallino, adattamento e cambiamento, quindi anche adozione di pratiche razionali. Gallino, a tal proposito, mette in evidenza il rapporto con la scienza e di come a partire da questo sia avvenuta una sorta di metabolizzazione da parte della religione in quelli che lui chiama molecole di cultura industriale, bellissima. In questo stato di tensione tra i poli, tensione che a me piace definire generativa, in qualche modo, sta l'essenza della modernità. Appunto in questa interpenetrazione delle coppie mutamento-permanenza, razionalità-irrazionalità, nei differenti campi. Ed è a partire da questa coscienza che è possibile tratteggiare gli elementi di un progetto moderno. Vale a dire dell'accettazione, fondato sull'accettazione di una tensione in ogni sfera dell'agire umano, della coesistenza di quei termini della modernità. In termini generali, in questa tensione generativa si possono attuare degli scambi tra opposti, per esempio tra mutamento e permanenza, quando quest'ultima diventa il supporto del cambiamento, dato che il cambiamento di cui la modernità si fa propugnatrice è solo in parte distruttivo, innestandosi su solide basi. Qui l'accenno può essere a tante cose, tutt'altro che isolato può essere quello ad una certa fase, per esempio, del capitalismo italiano, quella fase in cui il capitalismo italiano è stato capace di mettere in gioco dimensioni organizzative, la famiglia tradizionale, e tecniche e produzioni tradizionali. Tutto lo sviluppo della cosiddetta terza Italia e così via, chiave di lettura, ma può essere riscontrato anche in altri elementi. Nella tensione tra i poli della razionalità e quello dell'irrazionalità viene poi recuperato l'inconscio. Il Novecento della modernità è anche questo. L'individuo della modernità è individuo che resiste anche in nome di elementi che la razionalità non può raccogliere. Che dire poi
la costruzione identitaria della ricerca di elementi tratti dalla tradizione. Ce ne sono davvero di zeffe oggi. Tra tante cose, e non indico affatto la più importante, mi viene in mente la proliferazione di siti internet dedicati alla costruzione delle genealogie familiari, e anche che va di pari passo con l'esplosione di un certo gusto per la radica. Sono davvero cose minimali ma ben visibili a chi fa surf o surfing sulla rete. Entro questo scenario, delineato dalla metastruttura messa in evidenza in principio, si aprono molteplici piani di azione, ove è chiaro che ciascun individuo agisce in uno spazio che modifica. Questo è un punto centrale per Gallina. Qui comincia. Ecco, qui mi permetto di dire che il linguaggio di Gallino si fa più nervoso, quasi, proprio perché ha la ricerca di tenere insieme questa tensione. Cioè mette in evidenza difficoltà, ma allo stesso tempo cerca di indicare dei piani d'azione. E appunto ciascun individuo quindi agisce in un contesto che modifica la possibilità di esistenza degli altri. E ciò determina una serie di effetti a diversi piani, per esempio a livello della condizione umana, nella scelta tra l'intero sistema vivente, il sistema degli oggetti fisici, il dilemma di fronte al mistero dell'esistenza. Poi agisce a livello tipico della tensione tra interessi individuali, materiali, simbolici, e forme di solidarietà. E poi ancora a livello dell'azione sociale, entro il quale l'attore deve scegliere tra economia, politica, riproduzione culturale della comunità. Un modello molto complesso, sta cercando di definirci. A tutti questi livelli ciascuno può scegliere corsi di azione conflittuali o cooperativi, ma qui sorge un altro livello, che pertiene la responsabilità, il motivo per cui ho scelto questo saggio, perché in passato mi sono occupato di responsabilità della scienza, che pertiene la responsabilità delle condotte individuali. La proliferazione dei piani produce che l'azione condotta responsabilmente su un piano non lo sia sugli altri. Si pensi per esempio alla settorializzazione deontologica, libertà di stampa per esempio contro tutela della privacy, tutele giuridiche e diritti contrastanti, ragioni del lavoro e diritto alla salute e così via. Detta banalmente, comunque si faccia si sbaglia. E tutto ciò avviene in un contesto ampio che proprio la cultura industriale ha fortemente modificato. Ecco allora che l'individuo che è chiamato ad adottare questo progetto è posto di fronte alla precarietà dell'esistenza, inerte di fronte al danno ambientale e alle potenziali responsabilità che riguardano il futuro delle nuove generazioni. C'è un senso di scoramento, è troppo grande, è troppo vasto. Cos'è il buco del mezzo? Da qui. Però allo stesso tempo si aprono nuovi spazi di riflessione e di scelta, ma che sono incardinati, questo è davvero un punto importantissimo, dentro una situazione di indecidibilità empirica. Questo è il vero problema, l'indecidibilità empirica. E questo Gallino ce lo lascia un po' presumere, quindi il linguaggio si fa più oscuro. Forse sono dovuti all'eccessiva complessità delle questioni in gioco, all'opacità dei processi, allo sguardo del singolo, alla proliferazione del sapere tecnico e alla sua parcellizzazione, che ci rende inconsapevoli e mina la nostra capacità di assumere responsabilmente qualsiasi piano d'azione. Ma da qui anche una serie di possibilità, scenari, anche stili, che diventano tipici di questa fase di modernità. Siamo nel 1992, non troppo risposta dalla nostra. Una modernità che si fa carico di queste tensioni, ma forse, questo lo aggiungo io, senza necessariamente aver delineato con sufficiente chiarezza un obiettivo, il teleos di cui prima, appunto. Se l'idea di progresso che ha aperto la modernità prefigurava un modello di società da perseguire, quasi fosse una sorta di limite matematico irraggiungibile ma verso cui andare, la consapevolezza dell'indecidibilità empirica comporta in questa fase, stessa fase che Ulrich Beck definiva di modernità riflessiva, per esempio, appunto che gli individui ridefiniscano in questa o quella sfera i loro percorsi. E ciò accade anche nei grandi sistemi d'azione. Per esempio lo fa l'industria. Proprio l'agire industriale, che è quello che ha prodotto gran parte dei danni all'ambiente, le sperequazioni, eccetera, come costo che passa per inevitabile,
al tempo stesso però ha messo in evidenza una propensione a includere le tematiche ambientali nel proprio ethos. Oggi non si vende nulla che non sia sostenibile in termini ambientali. È la nascita della cosiddetta economy che diventa green. Un campo di tensione importante, un compito quindi del progetto moderno, riguarda la nuova coscienza individuale del soggetto che opera nell'ambito del progetto moderno. La riappropriazione, questo è un tema che riguarda molto da vicino Paola, la riappropriazione dell'unione mente-corpo che prevede da parte di questo una lotta contro il riduzionismo operato dalla cultura industriale, corpo e mente asservita al processo produttivo, oppure contro quello operato anche dalle religioni, il corpo come tempio. Ma è qui che si innesta un tono critico o pessimista. Il soggetto laico, impegnato nel progetto moderno, nota che industria, cultura industriale e religione sopprimono il conflitto tra i popoli. Lo sopprimono. Non riconciliandoli, non trovando una sintesi, ma evitando la sofferenza, scrive Gandini, termini bellissimi. Quindi evitando occasioni di confronto. Per esempio, tra fedeltà all'agire imprenditoriale o i legami di sangue, fedeltà alle comunità di fede, viene meno la comunità politica, erosa in questa nuova fase dalla idea di appartenenza a comunità di fede sempre più larga, che per esempio vanno a intrecciare la biosfera. Dove sta la comunità politica? E cosa resta? E qui sembra chiudersi un cerchio dall'idea di partenza, no? Illuminista e forse ancor più positivista di un'umanità come entità astratta, idea compiana, si passa al riconoscimento di una sfera altrettanto astratta che diventa la biosfera. Un paio di secoli di storia, di popoli, di stati nazioni sono stati neutralizzati e con la sua comunità politica. Questa tendenza all'illusione del conflitto, dell'attrito fortemente mistificatrice è vista anche nell'ambito dell'economia italiana, con l'ottundimento per esempio dei legami con la politica e la rivendicazione dell'autonomia da quella sfera, quando invece, dice Gallino, sarebbe interessante proseguire in quell'analisi che legge lo sviluppo dell'economia italiana nell'intreccio tra economia e politica. E Gallino, queste sono sue parole, fa un'esortazione: ritrasformare l'allontanamento in un conflitto aperto, rimuovere il mascheramento delle affinità e interazioni profonde tra i due sistemi. E questo è un compito degno d'allungare l'elenco di quelli che si deve assumere il progetto moderno. Vedete, il progetto moderno è consapevolezza della tensione, eminentemente. Della tensione, allo stato di tensione. E si aprono anche altre possibilità nell'ambito del progetto moderno. Per esempio nell'ambito tra scienza e fede. Il confronto continuo può portare, dice Gandino, qualcosa di buono, sempre che non si operi per una religione che ricerchi conferme nella scienza e una scienza che pretenda di aver risolto tutti i problemi della religione con la sua pratica. Qual è il percorso virtuoso identificato da Gandini? Il riconoscimento che non si dà scienza senza una qualche forma di fede. Allo stesso tempo che una religione possa aprirsi al cambiamento accumulando sempre nuove conoscenze, quindi un rinnovato rapporto anche con la scienza. Ma si tratta di possibilità aperte entro un contesto, lo ripeto, di indecidibilità empirica. Scrive infatti Gandino che si è di fronte testualmente a una nuova visione della condizione dell'umanità che per i suoi caratteri di indecidibilità empirica, di indimostrabilità razionale, si presenta come una forma di religiosità diffusa che in parte proviene da reinterpretazioni delle religioni del libro e in parte invece un'invenzione che ne alimenta la reviviscenza e il rinnovamento. E qui concludo. I compiti del progetto moderno sembrano allora, qui esco un po', vado al di là, cioè non rimango sempre al di qua, però cerco di dire qualcosa di cui mi assumo nella pienezza la responsabilità. Appunto, i compiti del progetto moderno sembrano condividere quel carattere utopico che Ortega y Gasset proiettava su molte imprese umane, porsi un fine che non è alla portata. Per il filosofo spagnolo questa tendenza era capace di produrre arte e scienza, sostanzialmente.
Dal nostro punto di vista, dal punto di vista forse di Gallino, si tratta di identificare una base, ma anche dei limiti, utili a intravedere un umanesimo di tipo nuovo, capace di aprirsi a spazi di una sociologia del possibile. Grazie.